Siamo qui dai Cosmos, vorremmo fare qualche domanda. La prima alla dottoressa Giorgia Andreis. Allora, come possono le aziende che producono i marchi DOP e IGP difendersi dalla concorrenza sleale di quelli che usano naming evocativi di questi tipi di marchi? Beh, prima di tutto monitorando, evidentemente, perciò c'è un controllo ed è utile che attivino tutti i loro sistemi per verificare, vedere se ci sono delle ipotesi di contraffazione in giro, quindi prima di tutto in questi termini. Poi certo, magari agendo con la collaborazione, questo monitoraggio si può fare anche con la collaborazione delle nostre autorità, perché per esempio il Ministero dello Sviluppo Economico si è molto attivato in questi termini e ci sono dei protocolli interessanti anche con delle piattaforme online. E poi predisponendo e attivando tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria che possono consentire di segnalare e perseguire queste ipotesi di contraffazione. Grazie. La seconda domanda invece è rivolta alla dottoressa Elena Carpani, allora, partner di Crea Avvocati Associati. Ripensando alla sua personale esperienza, ritiene che la normativa odierna sia a tratti troppo restrittiva della libertà di espressione di agenzie pubblicitarie e aziende? Allora, grazie per la domanda. No, direi che la normativa è una normativa opportuna, ben dosata. È l'applicazione talvolta che può portare a decisioni che sono in parte non coerenti l'una con l'altra, nel senso che non sempre i giudici, che poi sono esseri umani, hanno e la pensano in modo diverso l'una dagli altri, quindi non c'è un obbligo. Ecco, la materia pubblicitaria è un po' particolare e soprattutto il nostro sistema giuridico è un po' particolare, cioè i precedenti non sono considerati vincolanti, per cui come succede nei sistemi di common law, per cui ogni giudice un po' può certo attingere ai precedenti, ispirarsi, ma ha una forte discrezionalità. In materia pubblicitaria moltissimo, lei allude senz'altro a quelle norme che disciplinano la tutela delle convinzioni civili, morali e religiose, che condannano la comunicazione che è violenta, che è tale da offendere la sensibilità delle persone. Ecco, in questi ambiti le decisioni sono le più varie, come abbiamo visto nei nostri interventi. Grazie molto. Poi volevo chiederle un'altra cosa, entrambe. L'utilizzo delle piattaforme digital come i social network hanno reso più difficile il controllo delle autorità sul rispetto dei principi della corretta pubblicità? Io parlo dal mio punto di vista, indubbiamente sì, infinitamente più complicato. Il mondo del web è un mondo sterminato, per cui le autorità e anche i concorrenti riescono a intercettare qualcosa, ma non tutte. E poi, come dicevo durante il mio intervento, la istantaneità delle comunicazioni, il fatto che nascano e scompaiono anche se poi restano nella memoria, quindi o diventano casi che hanno poi una straordinaria diffusione, come i casi di real time marketing, dei quali non abbiamo parlato ma dei quali eventualmente parleremo. Ci sono casi molto celebri, Ceres per esempio è uno di quei soggetti che utilizza l'instant marketing moltissimo, allora quelli diventano comunicazioni importanti, famose, che hanno milioni di visualizzazioni e che sono spessissimo lesive dei diritti dei marchi di concorrenti, dell'immagine di persone, di marchi di manifestazioni pubbliche. Sì, comunque, torno alla sua domanda originaria, è molto più difficile il controllo, sono fatte molto meno valutazioni giuridiche prima di lanciarle perché sono molto veloci e quindi gli illeciti sono plurimi. E vale anche per me naturalmente, perché il mondo del web è in questo caso questo tipo di diffusione di commenti, osservazioni, notizie eccetera assolutamente difficile da controllare, anche perché poi al di là di tutto, sia per le autorità che per i competitor, ma per gli operatori stessi, perché anche loro ovviamente cercano di organizzarsi per monitorare, ma è difficilissimo stare dietro tutto. Poi quando succede qualche cosa, magari si diffonde anche qualche notizia non completa, non veritiera, distorta, per esempio un po' come se fosse un passaparola, a volte dal problema vero si diffondono poi modi di riportarlo tali per cui si crea una notizia ancora diversa, magari più grave, come il caso delle fake. Oppure una cosa che mi ha colpito molto è stato reso pubblico un problema relativo a un operatore della distribuzione che poi non era neanche fondato, comunque diciamo è successo così, sui social si sono scatenati contro questo operatore i commenti di consumatori provenienti da zone dell'Italia dove l'operatore non era presente con i suoi negozi, perciò c'è un'apertura, no? Neanche chi può dire di aver avuto a che fare direttamente con quel problema e se ne lamenta concretamente, quindi in un contesto di questo tipo è difficilissimo naturalmente. Ringraziamo per la disponibilità e qui dai Cosmos è tutto.